Bene amici, il contesto urbano perfetto per la prova di questo scooter elettrico è il New MQi, leggermente sotto in gamma rispetto all'NGT che ho provato e che ho avuto per qualche mese l'anno scorso, però devo dire mi è piaciuto di più perché è un pochino più di spazio a bordo, a sella un pochino più grande, ma soprattutto pneumatici da 14 pollici di diametro, 110-80 dietro, 90-90 sull'anteriore, e anche le sospensioni mi sembrano tarate un po' meglio, insomma assorbe meglio le asperità delle strade urbane. Poi l'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, il keyless. La critica può essere che non c'è un pulsante per accenderlo, quindi non potete tenere le chiavi in tasca, arrivare, schiacciare il pulsante e andare, ma dovrete schiacciare questo pulsantino rosso per accenderlo, però una volta fatto questo, beh, lo potrete mettere in tasca e andare, sempre che non abbiate inserito il blocco a sterzo, perché in quel caso dovete comunque mettere la chiave e girarla. Il cruscotto si è messo pure a piovere, fantastico, è LCD, però da tante informazioni, velocità massima, la carica delle batterie, la ricezione sia del GPS sia del GSM, perché qua abbiamo anche una SIM a bordo per l'applicazione che poi farò vedere. Vi parlo un attimo del blocchetto qua dei comandi. Sulla sinistra abbiamo il pulsante per il cruise control, si può fissare una determinata velocità e non più tenere la manetta dell'acceleratore girata, lui va continuamente a quella velocità. E poi l'hazard, il pulsante per mettere gli abbaglianti, gli indicatori di direzione e il clacson, che ha un bel suono, ci si fa sentire perché scooter elettrico, sempre grande attenzione, le macchine non vi sentono. Davanti c'è il pulsantino per il flash degli abbaglianti e sulla destra la modalità di guida, che può cambiare da e-save, dynamic e sport. Poi quando andiamo a fare un giro vi racconto la differenza. Questo per spegnere completamente lo scooter e poi il selettore per i fari, che possono essere spenti, accesi oppure in automatico con un sensore crepuscolare, e poi questo proprio per dare l'avvio allo scooter. A me il design piace particolarmente, con il faro posteriore con questa U rovescia. Mi piace anche qua il portatarga stile Ducati, passatemi il termine, ovviamente cavalletto laterale e cavalletto centrale presenti, ma adesso andiamo a farci un giro, prima con Chiara e poi da solo. Ci si parte dal box perché facciamo un test sull'autonomia, andiamo a fare un giro fuori porta, siamo in due, quindi vediamo anche come si comporta a pieno carico, e partiamo dalla rampa del box. Voi sapete 20% di pendenza, no, sale tranquillamente. In due quanto facciamo, Kia, più o meno? 110-120 kg. E partiamo col 98% di batteria, dobbiamo fare circa 17 km andare, 17 tornare, 34. No, voglio stressare di più l'autonomia, ci facciamo poi in giro in Brianza. Mi sacrifico. In due ovviamente perde un pochino di maneggevolezza, ma Chiara sul pavé, ammazza quanto è paposo questo pavé. Però lo trovo comodo, più comodo del vecchio New. Vero? Ok, molto siamo arrivati, ma dietro le mie spalle parte una ZTL e ovviamente anche se siamo elettrici non ci possiamo entrare perché è equiparato questo scooter a un 125. Abbiamo fatto circa 20 km, siamo al 75% di autonomia e in due le prestazioni calano di un 20% più o meno. Posso dire una cosa? Certo. Che... allora, non so se sei bravo tu anche merito dello scooter, ma ti sei destreggiato particolarmente bene nel traffico, cioè mi sembrava maneggevole. No, è vero, in città come... super maneggevole. Etappa numero 2, parco di Monza. Beh, devo dire che con un mezzo elettrico girare così in un bosco è tanta roba, anche se da dire che a 100 metri c'è l'autodromo e là mi piacerebbe girare con qualcosa che fa più rumore. Però qua, senti gli uccellini, chi ha? Senti che silenzio, bellissimo, non trovi? Tranne la tua voce che disturba la pace di questo momento. Grazie. Terza tappa, negozio di dolci, e ecco, diciamo che ci vuole assolutamente un bauletto perché lo spazio a disposizione delle cose è pochino, non ci sta nemmeno un casco jet perché le batterie occupano la gran parte dello spazio, ma i dolci ci stanno. Ecco, speriamo adesso non si sciolgano tutti. E comunque nel traffico di Milano, anche stretto, è super super maneggevole.
l'unica roba, manca un po' di spunto, quando siamo al 30% di batteria un pelino cala. E voilà, siamo tornati al punto di partenza, abbiamo fatto esattamente 60 km nelle varie tappe e siamo arrivati con il 28% di batteria residua, un'ottantina di chilometri l'autonomia totale certificata. C'è da dire una cosa, che quando la batteria scende sotto al 15% va automaticamente in modalità risparmio, che è questa qua, e le prestazioni calano parecchio. Io non mi sento affaticato, l'ho trovato comodo rispetto al New che avevamo prima, in due è più morbido e la ruota grande ovviamente fa sì che le buche si sentano meno, ma anche le sospensioni mi sono sembrate migliori. Chiara, sei viva? Mi sono trovata benissimo, proprio è stata una passeggiata. Poi è vero che con l'elettrico, a parte che d'estate c'è meno calore di motore, marmitte, eccetera, eccetera, però nel silenzio non è, io lo trovo meglio che non quei due tempi, anche quattro tempi. Cioè, soprattutto sì, secondo me anche d'estate col caldo e tutto, cioè proprio voglia di leggerezza. C'è da dire che per l'extraurbano le prestazioni sono inferiori rispetto a un termico 125. Soffre un po' la velocità, l'allungo, ma anche l'accelerazione. Per la città invece va benissimo. L'avete già intravista, ma adesso vi parlo più approfonditamente dell'applicazione, che secondo me è un vero valore aggiunto. Lo scooter è sempre connesso, ma soprattutto quando l'antifurto è inserito vi arrivano le notifiche se vibra, se qualcuno lo tocca, soprattutto se qualcuno lo sposta. Ovviamente sempre geolocalizzato, devo dire in maniera anche decisamente precisa. Possiamo avere tutte le informazioni sulla batteria, quanti cicli ha fatto, lo stato di salute della batteria, la temperatura, e qua vedete le cariche e le scarico, con anche un'autonomia stimata che devo dire è abbastanza precisa. Poi qua sotto abbiamo tutti i percorsi effettuati, se cliccate abbiamo anche lo specifico proprio del percorso, abbiamo la velocità media che abbiamo ottenuto e quanto ci abbiamo messo a fare il giro. Qua sotto le statistiche di guida che vi dicono quanto lo avete utilizzato, e qua sotto il controllo smart che va a controllare ogni singolo componente dello scooter per darvi lo stato di salute, ovviamente le componenti elettroniche. Ma non solo, perché qua in alto a destra ci sono tutte le notifiche e come vedete segnala le vibrazioni, quando la batteria è carica al 100%, quando la batteria viene collegata, scollegata, e quando anche il GPS è debole. Quindi magari l'avete parcheggiato in un posto dove non prende tanto, magari vi suggerisce di spostare lo scooter. E poi gli aggiornamenti over the air, che possono essere anche settati in automatico, perché sapete, tutti i veicoli elettrici con gli aggiornamenti possono davvero migliorare anche da un punto di vista efficienza e autonomia. E poi si può settare la sensibilità dell'allarme, si possono settare le autorizzazioni, perché si può associare lo scooter anche a un altro utente, magari lo usate in condivisione. Insomma, applicazione fatta decisamente bene. E da solo parto subito con la maneggevolezza, devo dire che nel traffico super super maneggevole, davvero davvero tanta roba, pesa non tanto, 115 kg, e buona la reattività all'acceleratore, cioè appena girate la manetta parte. Via l'urbano, proviamo lo 0,50, giro tutta la manetta, sono in sport, 20, 23, 28, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 50, contate voi il tempo. L'accelerazione da solo è migliore, un 20% di prestazioni in più, però non è bruciante, non è fulminea. Diciamo che un 125 termico ha ovviamente più kilowatt e un'accelerazione migliore, cioè verrete bruciati. Diciamo che è una via di mezzo tra un 50 e un 125, a livello dei cinquantini taroccati, ma non si fa. E visto massimo da solo, sempre 75 km all'ora, la Vespa, dai, la Vespa! Tenuta di strada e stabilità, devo dire, buone, molto buone. Adesso entro in questa rotatoria, lo piego un po', devo dire che la batteria messa nel sottosella alza un po' il baricentro rispetto all'NGT, che ce l'aveva una sotto la pedana,
ma viene compensato da un diametro della ruota maggiore, quindi ciclistica va bene. Ma fino adesso l'ho sempre guidato in sport. Col pulsantino di sinistra lo metto in dynamic e vediamo come cambia. In teoria così dovrebbe arrivare al massimo a 55 km/h e avere un po' meno di accelerazione, ma per l'urbano dovrebbe andare bene. Vediamo. Gara con il T-Cross e sento anche dietro qualcuno con un motorino termico. Giro la manetta e vediamo. Già sente l'accelerazione un po' più lenta, 30, 33, 35, 40, 42, ecco 50 adesso, un pochino più lento, ma per la città va bene e così si risparmia un po' di batteria. Mentre in E-Save è quasi inutilizzabile, perché qua la velocità massima scende a 25, adesso vi faccio vedere, secondo me mi suonano quelli dietro, aspetto il verde. Ho quasi paura. Eccolo. Giro l'acceleratore. Daran 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 daradadan dadan. 25! Beh, è come avere una bicicletta pedalata assistita praticamente così. Mi sposto. Faccio passare. No. Ragazzi, serve solo per arrivare a casa nel caso non abbiate praticamente più batteria. Ma adesso vi parlo di impianto di illuminazione, ovviamente completamente a LED. Bello il ring luminoso quando c'è la luce diurna, poi c'è la possibilità di mettere in automatico, quindi le luci si accendono da sole quando riconoscono il buio, o ovviamente sempre acceso, cosa che anche Nico Cereghini ci consigliava di fare. Ma questo è l'anabbagliante e questo è l'abbagliante. Devo dire, buona luminosità, anche se la luce anabbagliante parte un po' troppo avanti rispetto alle ruote dello scooter, quindi questo va bene quando andiamo a velocità elevate, quando andiamo piano magari avrei preferito una luce un pochino più vicina. E questa invece è l'illuminazione generale sulle lunghe distanze, anabbagliante e abbagliante. Diciamo che non è come un LED Matrix, ma la luminosità comunque è sufficientemente buona per viaggiare in sicurezza. Vi facciamo vedere anche il gruppo ottico posteriore, ovviamente a LED anche lui. Questa è la luce del freno e queste sono le frecce, gli indicatori di direzione. Ovviamente c'è l'Hazard con la possibilità di accenderle tutte e quattro assieme, ma la cosa che è molto bella, l'indicatore di direzione viene segnalato anche sul cruscotto sopra, oltre che con un fastidioso rumore, ma quello penso che si possa cambiare tramite app. E molto bene la frenata, perché con la leva di sinistra è combinata con la prevalenza al posteriore, un comportamento molto sicuro. Poi se volete la pinzata, leva di destra agisce solamente sul freno anteriore, ma ha una bella aggressività, frena bene. Invece una cosa che non mi ha fatto impazzire è la gestione del recupero di energia. Ovviamente quando la batteria scende sotto all'85% entra anche questo tipo di frenata rigenerativa, quando è sopra non c'è spazio, diciamo, nelle batterie per andare ad accumulare energia, quindi viene disattivata, ma non è mai aggressiva e soprattutto è costante, cioè non è proporzionale alla pressione che voi fate sulla leva del freno e quindi non recupera quanto in teoria potrebbe recuperare. Ecco perché in città l'autonomia è un po' più bassa rispetto all'extraurbano, perché sono più frequenti le accelerazioni e le frenate. Se in frenate non recupera tutto, beh, molta energia va sprecata in calore usando i dischi dei freni. Però la frenata è buona, sul recupero un po' così. E poi parti con la pioggia, arrivi con un sole fantastico, ma che bella è la primavera, perfetta per essere goduta con uno scooter elettrico in città, veramente tantissima roba. Ma vi apro il sottosella per farvi vedere una cosa. Tolgo anche il casco e vi faccio vedere il carica batterie. Eccolo qua, questo è quello rapido che carica entrambe le batterie in 4 ore e mezza, 5 più o meno. Da segnalare che ha la ventola, quindi è un po' rumoroso. Se staccherete le batterie per portarle a casa, tenetene conto. Tra l'altro c'è anche questo accessorio che consente di caricare entrambe le batterie in un colpo solo, anche se le caricherete a casa. Non sono leggerissime, ma si staccano veramente velocemente e voilà, entrambe hanno una capacità di 3 kWh. L'autonomia anche da solo è più o meno quella che vi ho detto, in 2, un 10% in più. Ho trovato un po' confusionario il blocchetto dei comandi sinistra, ce ne sono un pochino tanti, bisogna prenderci un pochino la mano, ma comodissimo sia il gancio per attaccare le borse, ma anche la presa USB per ricaricare il cellulare. Tra l'altro fatto benissimo il supporto per i telefoni. Ho qua il bigino, così vi racconto anche dei prezzi. Costa di listino 3.390
99 euro col 30% sconto senza rottamazione fino alla fine del 2021, è confermato, 2300 euro, 2000 euro se avete anche qualcosa da rottamare. Una cosa volevo raccontarvi, che se anche non volete portarvi a casa entrambe le batterie perché magari sono pesanti e non avete un posto dove caricarle, ne potete portare a casa una. Quando ricollegherete la batteria automaticamente si ribilanceranno e l'energia passerà da una all'altra per andare un po' a equalizzarsi, però questo, diciamo, sistema ci mette un pochino, quindi non è che la collegate e automaticamente le batterie si bilanciano, e in questo frangente potrete andare solamente in dynamic, quindi non in sport. In generale uno scooter che mi è piaciuto, che va benissimo nei tragitti urbani, nell'extraurbano se non avete tantissima superstrada perché la velocità massima, avete visto, è limitata, ma in città dà veramente delle soddisfazioni andare in elettrico, perché secondo me la moto elettrica, anche no, la moto è veramente passione, deve fare brum brum, almeno questo è il mio parere, ma in città lo scooter elettrico tutta la vita. Ciao!